Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Aspetta. Attenzione! No, mo si sta muovendo. Ah, Ora guarda, è ok. proprio... Però un leggerissimo falso. Vabbè, avrà detto che No, sono una no. monga, ci sta. No, Mamma, in oh! realtà. Mamma mia, Scusa, le scusa! regole di questa piattaforma! Mi dissocio completamente da quello che ho appena Non detto. Ehi, basta! ma non ho detto niente di male, dai, su. L'ha Chiedo capito, scusa, prendo le Twitch. distanze. Però non... forse quella determinata cosa che ho detto, no. Perché era... Boh. Ok. Va bene, va bene. Ovviamente, Parliamo di relazioni. Di Tanto recente, questo è un pochino più recente, è recente. uscito un gossip dove ti si vedeva affiancata a un rapper molto in voga adesso. Ok. Un vero selvaggio della scena. Ti piaceva questa persona? Sì. Seriamente, Sì, quindi. no, tanto. Aumenta lo stress. Sta mettendo lo stress? Sta cagando addosso? Su questa persona, però. Vabbè, ci sta, comunque mi piacerà Dai. davvero. No, Dai. vabbè, che palle, perché non ne ho mai parlato dopo Ok, che avevano chiuso, quindi sai, sei il primo. ok. Grazie, sono onorato. No, no, Grazie io davvero. no. Io gli ho fatto scaricare Twitch, Dario l'ha fatto innamorare. Cioè, va bene. Quindi Grazie, fan di Dario. tu l'hai scaldato e Dario l'ha scopato. Esatto, Esatto. Vabbè, letteralmente. Giò, di questa tremenda, poi a 17 anni, Tutta la cioè. maglia. Vabbè, a parte per te è Dai, normale. basta, Vabbè, ma ciao, questa ciao, è una ciao. razza di Dio. Ciao, Jacopo. Non si ride a Ma queste cose, ragazzi. Non si ride per questo. cosa fa? Prima. Mi sto informando, ho detto, non ho mai sentito la sua canzone, vorrei Vabbè, informarmi e ma non, ascoltare la cioè, sua non è meglio canzone. sentirle, no? Credo. Perché Ma tu ieri l'hai mai sì. sentita? Tu l'hai mai No. sentita? Jody, tu che ti intendi di musica, che lavori in No, no. radio. Jody, tu che lavori in radio, perdonami. Hai mai sentito una canzone di questo signore? Sì. I Come sono? Vabbè, sì, dai. Ragazzi, io onestamente Futurio, esatto. non guardavo Barbara D'Urso in TV, Scusate, non però voglio stiamo parlare della voglio Barbara D'Urso di sentire. Twitch, dai. Ma no, ma no, cioè nel senso che è innegabile che da prima. Vero? Vero, sì. Sì, ma non era volontario, cioè nel Vabbè, senso. sì, ha modo di fare, ma ci sta. Ti manco un po' come persona? Almeno in amicizia. Prego. Oh, io buono. Torniamo nell'argomento sesso. Ci siamo già stati? Sì, un pochino. Hai mai fatto una cosa a tre in vita tua? Ma grazie mille, molto gentile. Vabbè, io mi siedo Sì, dietro. dietro. Ok, caro. Hai visto come Dai, sei funziona? stato molto bravo, ti Le devo fare un bande. regalo. Come sempre. Farmi un Ah, no, regalo? passa prima tu. Questo qui, tipo cintura, Che regalo ti ok? devo... No, non si scelgono i regali. La parte blu davanti, così. Ok, prossima domanda importante. Vero. Vabbè, sì, questa immaginavamo. Hai guadagnato più di 50.000 euro da inizio anno? Quest'anno? No, perché ho avuto dei problemi con l'agenzia, quindi sono sincera, no. Vero. Vabbè, allora. Anche Certo. questo. Jody, anche meno. Come sta, babbo? Tutto a posto, tutto bene, la riccione fa le sue cose. Cazzo gliene frega a lui. Coi Sì. sacchettini, eccetera. Ora, raga, vado a Sacchettino. fare pipì. No, di babba. Vado, allora, vado A a far pipì. riempire. No, scherzo, sto scherzando, anche lui mi No, denuncia. certo, assolutamente. Io vado a riempire questa e a svuotare il pipistrello. Completamente. Arrivo subito, Perfetto. ok? Ok, Vai. Ok. Hai mai pensato che sono una zoppola? Ma che domande sono? Ma No, magari io... l'ha pensato, non me l'ha mai detto. No, però c'è stato un periodo che secondo me hai esagerato. Ok. Cazzata. No, No, è nel... beh, Ma detto non è ha detto che hai vero. pensato che ne sei una coppia. Vabbè, easy, solo Oh, te, pensato. un'altra persona. Un'altra persona. J Taz, ho visto. Ah. Me lo Donny, ricordo scusami. bene. Tu che Donny, cos'è lo se... conosci? Mi sta No, no, scusami trollando? se... Ho Ah, mi è capito. venuta a mente questa cosa, ma improvvisamente. Di cosa? Ma no, ti volevo dire, no. Ma quello che c'avevi in mano c'era? No, l'accendino. No, dico l'altra mano. Non nulla, guarda. No, dico quello che hai appena appoggiato davanti a te. Ah, È no, non era... telefono. Il viaggiatore. Non era... Sapete chi è lui? Ah, ok.
Ok. Benetta Parodi? No, no, Benetta. No, Benetta. Sì, è miliardaria. Ma chi è? Più famosa è... Cosa con Benedetta? Benetta, sì, Benedetta Parodi, ma scusami. No. Ma dove cazzo vivete voi, ragazzi? No, quella signora ragazzi, simpaticina. Cucina con Benedetta, la youtuber. Oh, ma l'unico che la conosce è quel più scemo del gruppo, cioè. No, ma la smetti, per favore, smetti. Scherzo. Ah, Benedetta Rossi, Benedetta Rossi. Ti mando un audio domani mattina. Per ogni mattina. Ti per oggi. No, parlo è singola? Singola? No, sì, è singola, singola. Allora io veramente pur di finire su Webbo me la farei. Ti dico la verità, veramente io, ma chiunque in tutta onestà, qualsiasi di questo entroterra qua, tipo quella che si è fatta mettere incinta per hype, puoi farti anche me. No, vorrei una ragazza possibilmente sopra i 21 almeno, okay, 22 magari, okay. Comunque sì, il ciao animale ti sembrava un'offesa? È stato male. Sto scherzando la sera. Animale, animale, animale. Ha chiamato animale. Vabbè, non è che l'ha chiamato bro, animale. Sto scherzando. Vabbè, comunque Augusto, sei qua per... No, però è sto bello, sto bello. Riempilo di insulti, quindi... No, è questo... stato un bel momento. Mi, grazie, mi ha umiliato. Ciao Augusto, ciao, ciao. Bestia. Forza Lecce. Sempre. Sì, sì, sì. Duarte, guarda. Dai, zio. Augusto, oh, grazie. Grazie Matteo Frasinei. Per Frasinei, 5? Ma tu quanti ne puoi dare? Di buon evento. Gratis? Ciao. No, gratis no, quanti ne hai? Gratis ne hai. Gratis ne hai uno. E quanto costa pagandolo? 3,99€, 4€. Cazzo, grande Matteo. Grande. Grazie Matteo Frasinei per il grande Matteo. Ciao. Grazie Neuccion per il livello 1, Jacopo 19, Danime Music, cuore azzurro, Pix, cuore nero. Pierre. Ma siamo livello 1, un bordello, con chi cazzo stai parlando poi? E l'ingresso di condominio non serve una minchia allora. Avete rotto i coglioni. Cos'è sta roba? Da solo, ma chi hai sentito altre voci io? Ma cos'è sta cosa qua? No. La videocasa, là, qua c'è la... Ah, non è lì la videocamera. Ah. Ah, è là! Posso far vedere le balle? Sì, tira fuori i coglioni, dai, dai! No, ascolta, te hai rotto un po' i coglioni in questo casino. Dai, facciamo una cosa! Ora basta, dai! Scusate, mi sono un attimo fatto prendere. Ho sempre sognato sta cosa. Ragazzi, che voto a questa gag? Io direi un 6 su 10, Fortunatamente sì, ce n'ho un bel po'. Anche perché cerco di rimanere sempre pulito, comunque, anche quando sono sul web. E poi cioè, voi streamer, non tu, quanto guadagnate da... Non te. Che ti dico la cifra. No, ma no. Guadagno bene, ma è importante avere il personaggio pulito, perché ovviamente un brand non è che viene da te se comunque è un personaggio di ma certo tu, tipo. Fuori da Twitch, sul tuo Instagram, no, quanto guadagni? Beh, non ti dico la cifra, però quasi come con Twitch. Okay, ma tu non dici tante bestemmie, ma tipo Blur. No, zero io. Che è un bestemmiatore seriale. Oh. Cioè, quello è diventato volto di una campagna di un brand. Sì, sì, sì. Ma com'è che... Ma il brand che cazzo c'è nella testa di prendere uno che bestemmia dalla mattina alla sera? Boh, mai capito sta roba. Cioè, noi, ti ricordi che noi ci dicevamo di non dire nemmeno... Cioè, vaffanculo così, perché i brand... Questo che bestemmia dalla mattina alla sera ed è volto di una... Ma questo brand che cazzo c'è nella testa? Cioè, non perché devo farlo io, perché te di Dio, ma... Io non, se io fossi un brand non affiancherei mai i miei valori a uno come lui. Mai. Sì. Mai. Cioè, sì, ma il mondo se ne accorgerà, prima o poi. Voglio vedere la frase con cui esordisce. Perché sono veramente, veramente curioso. Dov'è? Dario Moccio, Dario Moccio. Io gli ho scritto, ma guarda, c'è anche Cocche, c'è anche Joe, facciamo un salottino? Oh, zero, manco una risposta. Cioè, sentite l'audio, corrispondenza privata. Ah, ma adesso mi ha risposto, adesso! Cioè, adesso mi ha risposto! Assurdo. Ma adesso! Come? Eccomi, a me va bene tutto. Questo perché avevi paura che potrebbero... che avrebbero potuto prendere il tuo posto o veramente non ti stavano simpatiche? Tutte e due, posso dire o devo dire... Infatti devi fare una domanda... Ah, ok. Se puoi fare... la puoi dividere perché... in due. Ok, vai. Era perché non ti stavano simpatiche? Sì, anche. Avevi paura che potevano prendere il tuo posto? Una sì. Adesso. Sei? Ci sono. Ti faccio una cacca addosso? No. Parliamo un po' d'amore, cara Giulia. A che età hai avuto il tuo primo rapporto sessuale, se vuoi dircelo? 19 anni.
Vabbè, ci mi... cioè, non è brutto anche vedere solo la macchina di sta roba. Sì, io no. Vabbè, vabbè, okay, ma okay, va bene, fidiamo. Va bene, cioè, non... va bene, va bene. Ok. Sì, è vero. Vabbè, ovvio. Ma non per colpa mia, che devo fare? Di recente, cara Anna, okay, non troppo recente, siamo sempre su un annetto, una cosa. Ok. È avvenuto un dramma dove lanciavi brutte parole mentre pensavi di non essere in diretta, ecco, a Brisida. La conosci? Sì. Pensi ancora brutte cose su di lei? È indifferente. Sinceramente, devi rispondere... è indifferente. No, no. Cioè che penso ancora a quelle cose. Mm. Non mi sta simpatica, ma non mi sarà mai simpatica, sincero. Però non, forse quella determinata cosa che ho detto, no. Perché era... boh. Ok. Ok. Va bene, va bene. Ovviamente. Parliamo di relazioni. Ecco.